l'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria, e la montagna fu madre dei combattenti bambini. Le note della Casa del Vento per ripercorrere uno dei momenti più tragici della storia del Novecento aretino, la strage nazista che il 14 luglio 1944 insanguinò l'Alpe di Puti. 17 trucidati dai militari tedeschi avevano un'età compresa tra i 17 e i 67 anni. Oggi un monumento in pietra e marmo di fronte alla chiesa romanica di San Severo ricorda quel crimine. Quella mattina uno di questi uomini all'alba divenne padre. E alle 10 fu ucciso, quindi esiste una signora che adesso ha 80 anni, che lei è nata ed è immediatamente diventata orfana, quindi dalla gioia più grande alla tragedia più immane in una famiglia. Sabato 13 luglio, proprio a San Severo, dalle 16.30 è in programma Ricordo dagli 80 anni dell'eccidio, un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista. L'iniziativa è inserita nel calendario di estate all'Alpe di Poti ed è organizzata dalla Fattoria in Cammino e dalla comunità rurale Viviamo Poti. Silvestro era un uomo grande che conosceva espediente memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie. È stato chiesto anche a me, a Sauro Lanzi, che è mio cugino e componente della Casa del Vento, di partecipare, perché insomma non tutti sanno che in questa strage appunto è morto quello che sarebbe potuto diventare il nostro nonno, che noi non abbiamo mai conosciuto, quindi una ferita familiare sicuramente molto profonda, no? Che lasciò tutti orfani i nostri genitori e poi tutti i bambini di tutti gli altri diciamo morti in questa strage. Quindi questo 13 di luglio, dal pomeriggio, faremo appunto questa escursione nel bosco dove è avvenuto l'eccidio, dove suoneremo, dove racconteremo, e poi su alla chiesa faremo testimonianze, musica e letture, e anche la proiezione di un video che è stato realizzato dagli studenti e dagli insegnanti della scuola media Vasari. Saremo soli a portare la croce e la storia. Noi saremo soli contro uomini senza memoria.